Ciao ragazzi, in questo video parliamo di immagini, e non immagini a caso, ma immagini gratuite. Cosa intendo con immagini gratuite? Intendo immagini che possiamo utilizzare tranquillamente online senza dover attribuire l'autore. Questo è molto utile quando creiamo siti internet, in quanto le immagini che sono contenute all'interno non possono ovviamente essere recuperate qua e là, ad esempio su Google, in quanto ovviamente queste immagini sono protette da copyright o comunque sono fatte da autori, fotografi, che non siamo noi, che ovviamente, indovino un po', non potremo utilizzare. Ecco perché in questo video rispondo a una domanda molto frequente, ovvero quali immagini si possono usare online. Ma prima di iniziare, come al solito, mi presento. Il mio nome è Edoardo Rinaldi ed ho una missione: imparare ogni giorno qualcosa di nuovo e ovviamente poi condividerla con voi. Insomma, cosa vedremo all'interno di questo video? Vedremo un elenco di 3 siti web accessibili gratuitamente dove potremo scaricare immagini ovviamente gratuite che potremo anche utilizzare online senza alcun problema. Insomma, non perdiamo altro tempo e come al solito entriamo nel vivo di questo video. Sono questi siti, ok, grazie ai quali potremo andare appunto a scaricare immagini gratuite. Perché dico immagini gratuite? Perché ovviamente online, per utilizzare delle immagini, soprattutto se abbiamo scopo di lucro, quindi se vogliamo guadagnare attraverso un sito internet, quindi un blog, se monetizziamo, ma comunque in generale, perché ogni immagine è comunque protetta da copyright in quanto di proprietà dell'autore, del fotografo, e quindi se vogliamo utilizzarla sarebbe opportuno sempre andare a indicare l'autore. Ovviamente questa soluzione è un po', non dico estrema, però ovviamente se possibile è sempre preferibile evitarla, perché comunque dobbiamo andare a rintracciare esattamente l'autore, ogni tanto non è neanche semplice capire di chi è. Effettivamente, se io andassi su Google Immagini e cercassi, non lo so, tennis, a questo punto io, mettiamo il caso che voglio utilizzare, non so, questa fotografia, io non posso usarla perché ovviamente in questo caso è di proprietà di Eurosport, che a sua volta avrà pagato l'autore di questa fotografia per ovviamente utilizzarla. Quindi come facciamo se non possiamo utilizzare fotografie che prendiamo su Google? Esistono ovviamente dei siti internet che vengono in nostro aiuto. Ne esistono di vari tipi. Quelli più famosi sono ad esempio Adobe Stock, che acquisì qualche anno fa Fotolia, che però mette a disposizione un sacco di fotografie a pagamento. Quindi non mi dilungherò neanche tanto nel farti vedere questo sito, in quanto se io qui scrivessi tennis, io qui posso fare, vedi ad esempio, metti questa fotografia bellissima, io posso fare una versione di prova o eventualmente scaricarla appunto gratuitamente con la versione di prova, ma qualora volessi acquistare la foto e utilizzare la licenza estesa, ovviamente la licenza estesa mi dice in cosa consiste, dovrò comunque appunto pagarla o comunque fare un abbonamento a pagamento per andare appunto a scaricare l'immagine ad alta qualità. I prezzi non sono eccessivi, ma ripeto, ovviamente ci sono metodi alternativi per utilizzare delle fotografie anche a scopo di lucro, quindi per guadagnare anche gratuite. Come facciamo? Cosa intendo ovviamente fotografie per guadagnare? Intendo che se noi avessimo un blog, o comunque sì, un blog con le pubblicità grazie alle quali monetizziamo, in quel blog non possono essere presenti contenuti non nostri assolutamente, perché noi grazie a quella fotografia, per assurdo, potremmo appunto attirare il visitatore, che a quel punto, visualizzando il nostro sito, ci farebbe pagare, ci farebbe guadagnare qualche euro. Quindi ovviamente assolutamente no, anche se non abbiamo scopo di lucro, comunque il consiglio è quello di non utilizzare mai fotografie se non ne conosciamo la provenienza e soprattutto se non sono nostre. Quindi cosa facciamo? Andiamo su Google e vediamo i 3 siti in questione. Allora, il primo sito si chiama Pixabay, scritto Pixabay, è un sito esattamente come Adobe Stock, sì, e praticamente qua permette di selezionare immagini, ma non solo, infatti possiamo filtrare dalla parte appunto qua a destra e selezionare vettoriali, illustrazioni, video addirittura. E in questo caso, se io ovviamente, ecco, non abbiamo così un'ampia scelta come magari su Adobe Stock, però abbiamo comunque una grande scelta di fotografie anche ad alta qualità. Quindi vediamo qua cosa succede. Quando entriamo in una foto ci viene detto che è libera per usi commerciali, quindi l'attribuzione non è richiesta. Ciò significa che questa fotografia potremo usarla come ci pare e piace. Andiamo a fare il download gratuito, ci viene fatto scegliere
ci viene fatta scegliere la dimensione, scarichiamo, possiamo procedere appunto al download. In questo caso ci viene detto il credito, ci viene appunto riconfermato che il credito non è richiesto, ma il linking è molto apprezzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che io qua potrei copiare questo link e andare appunto a metterlo qualora utilizzassi appunto la mia fotografia in HTML per mettere sotto nella parte appunto inferiore, facciamo un esempio, questa dicitura che vediamo a testa, se vediamo sul desktop, che praticamente fa sì che quando io richiamerò la mia foto, sotto la foto avrò questa descrizione che cliccandola riporterà appunto al sito di Pixabay e dell'autore appunto stesso. È un modo per far conoscere l'autore, però non è obbligatorio, quindi noi potremmo anche non metterlo. Quindi Pixabay è il primo sito per scaricare fotografie gratuite. Un altro sito si chiama invece Pexels, se non erro, Pexels. Pexel è esattamente come Pixabay, quindi qui dentro scriverò tennis e anche qua avrò altre fotografie. Diciamo che Pexels è un pochino più, secondo me, anche artistico, un pochino più instagrammabile come sito. Anche qua posso andare a selezionare la foto, zaccate, e fare il download gratuito. Anche qua mi viene detto che non è obbligatorio andare a inserire il credito, quindi l'autore, ma ovviamente possiamo fare una donazione. Qua ci rendiamo conto che abbiamo la certezza di tutto ciò, perché se andiamo in, forse qui in fondo, se andiamo in home page, abbiamo la certezza, ecco qua, cliccando su licenza, qui ci viene detto, tutte le foto possono essere scaricate e utilizzate gratuitamente. Quindi cosa è consentito? Tutte le foto e video sono gratuiti, non è richiesta l'attribuzione, non è necessario attribuire meriti al fotografo o a Pexel, ma le citazioni sono sempre molto apprezzate. Quindi qua abbiamo praticamente la conferma che possiamo scaricare tutte le fotografie che vogliamo e farne l'uso che vogliamo. Ecco, attenzione, quello che però non è consentito ovviamente è questo. Quindi non si può mettere le persone identificabili in cattiva luce e non offenderle. Quindi io non è che posso scaricare una foto di un tennista e andare appunto a disegnargli i baffi e le corna, che sono stato leggero, perché ovviamente andiamo ovviamente a mettere in cattiva luce questa povera persona. Non possiamo promuovere copie non modificate di foto, ad esempio poster per la stampa. Non possiamo ridistribuire o vendere le foto in questione. Ecco, assolutamente possiamo usarle, ma non possiamo assolutamente rivenderle o avere appunto uno scopo, anche in questo caso, di lucro vendendo esattamente quella fotografia. Quindi no, rivendita di fotografia. Possiamo però prenderla, modificarla e farci tutto il contenuto che vogliamo. Ultimissimo sito, andiamo avanti. Si chiama Unsplash, se non sbaglio, esatto, Unsplash si scrive. Anche qua stessa roba, tennis, sono praticamente tutti uguali questi siti, funzionano molto bene per questo. Scarichiamo la nostra fotografia, anche qui download free. Basta, anche in questo caso non abbiamo obbligo di attribuzione e anche qui lo vediamo banalmente vediamo dove mi esce. Licenze qua e anche qua si dice tutte le foto possono essere scaricate gratuitamente e possono essere usate per scopi commerciali o non commerciali. Anche qui non è possibile vendere le foto senza un significato o motivo e ovviamente non si può andare a replicare questa fotografia. Niente, direi che abbiamo visto questi tre bellissimi siti. Io personalmente li utilizzo ogni giorno durante la creazione di siti internet o contenuti grafici, perché veramente un tempo esistevano solo queste banche immagini, così chiamate, a pagamento, perché altrimenti su Google si poteva trovare qualcosa ma di scarsa qualità e non sapevi mai da dove proveniva. Quindi il rischio che poi l'autore venisse a cercarti dicendoti appunto di togliere quella foto o peggio ancora facendoti causa era molto alto, mentre in questo caso noi abbiamo una buonissima qualità, un'ottima qualità e anche un'ottima scelta di fotografie. Quindi direi che ora è il momento di lasciarti al divertimento. Fammi sapere cosa ne pensi di questi tre siti, se li conoscevi già e se ne conoscessi altri, mi raccomando, non mancare a indicarmene nei commenti. Se ti è piaciuto il video, ovviamente è inutile che te lo dica, fai un bel like, iscriviti al canale attivando la campanellina per non perderti gli altri appuntamenti. Non mi resta che ringraziarti e noi ovviamente, come al solito, ci vediamo al prossimo video.